Ciao, buongiorno. Anche oggi andiamo a vedere uno dei tanti contributi alla bellezza che in questi anni abbiamo realizzato nella nostra città, ma anche altrove. Prima o poi ci sposteremo. Allora, intanto voglio farti vedere dove siamo, per chi non è di Torino. Sto con la camper, perché ormai ho capito che girare non riesco. Ecco, siamo qua in Piazza Valdofusi, una piazza che a me piace tantissimo, che è stata rifatta nel 2006 in occasione delle Olimpiadi, e lì c'era Casa Australia, se non sbaglio, e a me piace un sacco. Aveva diviso un po' la città quando era stata rimaneggiata. Là vediamo la punta della Mole Antonelliana. Andiamo oggi in quel palazzo lì, che è Palazzo Costa Carrù. È un palazzo edificato nel 1760 ed era la residenza di Vittorio Amedeo di Costa di Carrù, che aveva realizzato l'edificio per la propria famiglia. Una piccola dimora, diciamo una umile dimora. Oggi è proprietà della Reale Mutua, come la maggior parte dei palazzi belli, più belli di Torino. Per fortuna, dico da una parte, perché se fossero in mano ad altri sarebbero probabilmente in uno stato pietoso, mentre noi abbiamo lavorato per molti anni per la Reale e per gli edifici della Reale. E devo dire che dal punto di vista della manutenzione e della cura dei palazzi sono davvero molto molto adeguati loro. Eccoci qua, adesso entriamo. Qui in questo palazzo una volta c'era il circolo del bridge, che chic, mentre oggi c'è il circolo di design e poi c'è anche un bellissimo spazio di co-working e poi all'interno del cortile c'è il ristorante dei magazzini Oz. E quindi, se in qualche modo vuoi venire poi a vedere questo spazio, puoi andare a mangiare ai magazzini Oz, perché contribuisci così al sostegno dei loro progetti, magazzini Oz e Casa Oz, quindi tutti questi progetti e attività per i bambini e i ragazzi che incontrano la malattia e che quindi vanno aiutati in questo senso. Entriamo pure nel palazzo. Eccoci qua. Il nostro intervento è stato qui nel cortile. Intanto questo impianto è completamente del Settecento. Adesso te lo faccio vedere bene. Guarda che bel cortile. Lì c'è Magazzini Oz, il ristorante. E il nostro lavoro dove sarà? Allora, questa intanto devi fare molta attenzione a questa parete. A guardare proprio la parte architettonica, queste pannellature, la cornice, il timpano e via dicendo, perché il nostro intervento è proprio dall'altra parte di questo muro, che era interamente liscio, e noi abbiamo riproposto in falsa architettura in trompe-l'œil l'architettura che vediamo qua. Andiamo quindi dall'altra parte. È stato uno dei lavori più grandi, come dimensione, perché trovare una parete così grande da dipingere in trompe-l'œil è stata proprio una bella avventura. Intanto vediamo che è tutto molto molto pretizioso in questo spazio ed ecco qua il nostro intervento. Eccolo qua, tutta questa parte qua, vedi? È tutta completamente dipinta e ripropone esattamente l'architettura vera che c'è dall'altra parte. Andiamo un po' più da vicino. Non ricordo, ecco, perché questa camfa così, non lo so. Non ricordo l'anno in cui l'abbiamo fatto, sicuramente prima del 2000, vedi che siamo proprio sul fatto che qua è tutto liscio, il muro è proprio così, però poi se ti allontani ritroviamo l'architettura che c'è dall'altra parte. Ovviamente c'è stato bisogno di un ponteggio e qui adesso c'è questo meraviglioso cortiletto. Bene, anche oggi siamo andati a vedere un lavoro fatto un po' di anni fa. È bello fare questa cosa per me, perché si tratta un po' di fare una specie di ricapitolazione di tutto il nostro percorso, no? E più penso a dove posso andare la prossima volta, più mi vengono in mente lavori che proprio non ricordavo neanche più di aver fatto, insieme alla mia socia. Ed è carino. Tra l'altro sono contento che sia ancora sempre in buone condizioni, perché si parla di più di 25 anni fa almeno.
i colori sono leggermente sbiaditi, però l'impianto c'è ancora tutto. Ti auguro un buonissimo weekend, ricordati che se vuoi venire a vedere questo spazio il cortile è sempre aperto, si tratta di via San Francesco da Paola 17 per chi sta a Torino, e poi puoi fare una capatina da Magazzino Yachts per mangiare qualcosa di eccellente e di sostenere i loro progetti fantastici. Buon weekend, ciao.